Amici, benvenuti su questo video. Oggi siamo qui nella... Intanto vi chiedo 60 milioni di mi piace. E tra l'altro vediamo se riuscite a mettere un mi piace a testa. Cioè voi adesso aprite, provate a fare la magia, provate a cliccare, vedete se cambia colore il tasto del mi piace, da bianco a blu o da grigio a blu o da bianco a... E fatemi sapere se funziona. Ma procediamo. Tipo, oggi avete pubblicato dei meme molto divertenti. Tipo, il prof se vi continua a... Questo è copyright. Amo il black humor. Il bambino sordo... No! Ma no! Ah! Black humor! Chi abbrevia con pkn, comunque chi scrive tutta la parola. In realtà qual è stato il problema? Quando c'erano gli sms, magari voi non avete mai utilizzato un sms, però io della mia generazione usavamo gli sms ancora. Quindi avevi 400 caratteri, dovevi per forza di cose ridurre le parole. Adesso non avete più il problema, quindi siete tutti giga chad. Pasqua si avvicina, agnelli. Sed, poveri agnelli che finiscono sulla brace. Maestra delle elementari, dovete segnare la vostra bandiera ai bambini gallesi. L'era glaciale, lo studio Blue Sky Studios chiude un anno fa. L'addio ai fan, Scrat mangia finalmente la sua ghianda. La pelle di cigno. Persona famosa insulta, offende qualcuno. Sempre loro 5 minuti dopo sui social. Io che provo a ricordare il cognome di Totti. Ma no, ma Totti è... Come si chiamava Totti? Il pupone. Totti, non aveva nome. Cesco. Reddito armeglio dopo aver corretto un minuscolo errore grammaticale. Il discorso è che sul nostro subreddit appena fai una cagata vieni distrutto. Ti vengono a cercare a casa. È pericoloso. Quando vedi tua sorella che apre il tuo uovo di Pasqua. What the fuck did you just bring upon this cursed land? Schifosa bastarda. In che senso? Quando in una live di YouTube Italia qualcuno dona 500 euro. Ora di il mio nome. Sei LeonGamer87. Hai maledettamente ragione. Ma io streamo sull'altro sito, quello viola. Venite, schifosi, e donatemi 500 euro. Per cortesia, che il mutuo non si paga mica da solo. Dannazione. E devo pagare anche il montatore. Assurdo. Mi identifico sessualmente come il sole. Fin da bambino ho sognato di sbattere gli isotopi dell'idrogeno l'uno nell'altro per creare elio e luce e inviarli attraverso la galassia. La gente mi dice che sono una persona che è una stella impossibile. E io sono fottuto con un... No, no, mi dissocio! C'ero... Oddio, terrone confermato! Ma che... Quando devi cambiare scuola e non potevi vedere più il tuo migliore amico. Sad story. Quanta gente delle magari le medie elementari che non vedete più. Io personalmente ho perso tipo tutte le amicizie delle elementari. Forse uno. Lo riconosco, lo sento raramentissimo ancora. Genitori di Heyday dopo aver scoperto che nella vita reale il grano non ci mette 5 minuti a maturare. Pov, sei nel 2022 e c'è la crisi del grano. Stai tornando bel bello da una passeggiata. È il 7 novembre dell'anno 1628. Don Abbondio e le minacce dei bravi. L'inizio dei travagli di Renzo e Lucia. Holy shit. Che sbocco di romanzo. Average Liguria quando trova 10 euro per te. Per fortuna sono milanese. Tra l'altro io ho scoperto che i dinosauri sono nati in Liguria. E poi si sono, insomma, hanno procreato, insomma, e si sono sviluppati all'interno del mondo. Però sono nati in Liguria, a Genova precisamente. Casa della nonna, starter pack, medicine per il cuore, doppia TV nello stesso posto, fornelli anni 50, calendario di Padre Pio, figro alto 1,50 m, credenza con il servizio buono, inutilizzato da 50 anni, lì con la polvere. Ma è nostra, non è mia nonna, figa! Pov, sei appena entrato in Calabria. Ma esiste, ma la giungla della Calabria. La giungla. Residence la giungla. Holy shit! Leggiamo un po' di commenti. La giungla urbana più pericolosa del mondo. Falso reportaggio. Non vi sono tecnologie simili nel pianeta delle scimmie. Questa cosa qua io non capisco dove sia nata, onestamente, questo meme che in Calabria c'è la giungla. Onestamente, non riesco a trovare l'origine, non capisco.
Fortnite, Baba G. Baba G. Fortnite, Baba G. Baba G. Quando incontri il tizio del problema di matematica. 16 anguri e 8 meloni. Ma chi è che va male? Marco, ma Marco, che problemi c'è a comprare 8 meloni? Cioè, la risposta non esiste a quante mele ha comprato. Se ha comprato 7 kg di mele. Che se ne fa la risposta, Ora fallo ghiaccio e sale. Non provate a casa. Quando da piccolo stai facendo una partitella con dei tuoi amici nel campetto della chiesa, state perdendo 12-2. Allora vediamo, Ciccio, cosa ha da dire. Vediamo, è difficilina, questa partita è difficilina, difficilina questa partita. Ti dirò. Allora, vediamo cosa avete pubblicato questa settimana, perché siete un po' luridi, ragazzi. Siete un po' balordi, un po' balordoni. Collezionisti di monete, quando scoprono che la loro rarissima moneta da 2 euro vale quasi 3 euro. Ah, inestimabile valore. A bot. Chi è il tuo TikToker preferito? Non ho TikTok. Anche se dovete capire che l'algoritmo di TikTok funziona molto meglio dell'algoritmo di YouTube. Quindi dovremmo portare gli stessi contenuti tipo questo su TikTok. Note di classe. Usa il cellulare in classe. Mi chiede un consiglio. Barbari o arcieri? Barbari tutta la vita. Il mio ultimo onore rimasto riguarda il buco del cranio che mi ha procurato la prof dopo che gli ho detto il cazzo che me ne frega della sua tabella di marcia. No. Sai io se oggi... Chissà che bei meme divertenti e originali troverò online. Loda il sole. Come ha fatto tornare di nuovo da un meme morto secoli fa? Basta solo che ritorni il meme man, lo stonks man. Mamma mia, ma scivolo! Oh mio Dio, aspetta, mio Dio. Personaggio di un film horror che cerca il modo più veloce per morire. No, lasciatemi indietro! Lasciate... Poi cade. Cadono a caso. Ma che inciampano sempre quando stai rincorrendo il mostro. Ma corri! Sempre cade nella foresta. Quando cadono nella corrono, si guardano indietro poi cadono. Perché sei stato il cazzo di ramo. Porco due. Quando portavi a casa un bastone che avevi trovato in giro, ma tanto che tua madre voleva buttarlo, devi fargli capire perché era così speciale per te. Sentiamo. Una mia invenzione allucinante, no? Allora, ti aggrediscono, tu hai questo bastone, tu cammini col bastone, ma sì. Diciamo che in un attimo, boom, diventa un'arma micidiale. Sarò brutto. Io mi ricordo che con i bastoni facevo la punta al bastone e lo usavo come lancia per catturare i miei amici. E quei nemici poi non parlavano più. Io uccido un player. Player mi dice che ti scopo tua madre. Mi ricordo che sto giocando con il mio postino. Amo Shrek. Nessuno. I pesci nel reparto pescheria del supermercato. Quei maledetti occhi che ti guardano. Indiani dopo aver postato su Instagram un video in cui camminano. Milioni di visualizzazioni. Tipo le fake, film fake di indiani. Vanno brutti. Sui social scopriamo che, come immagine del profilo, ha un manga, un personaggio di un fumetto giapponese. Si tratta di una ragazza sexy con un occhio a forma di orologio che per ricaricare il suo tempo deve uccidere senza esitazione uno spirito maligno che vanta ottime capacità attoriali. Riesce a nascondere la sua vera personalità psicopatica fingendosi una brava liceale. La violenza domestica non è un problema, è una soluzione. No, non è vero, mi dissocio. La maestra ha bisogno di un ragazzo forte, tu. Mi aiutate a spostare i banchi? Arrivo, maestra. Hai sposato la donna più bella del mondo. Ti chiami Menelao, meme di cultura. Fermi tutti, Menelao intanto è questo tizio. Tutto questo diede inizio a una guerra. Amico, mi voglio trasferire a ragioneria. Perché? Lui, figa. Figa dappertutto. Ma perché non avete visto il liceo linguistico? C'è solo figa. Sole, stella di neutroni, buco nero, le mie palle dopo 3 ore di promessi sposi, gli oggetti più pesanti dell'universo. Oh mio Dio, che palle i promessi sposi. Holy shit. Guardate Netflix, che fate prima. E con terribile, estremo, disappunto, è tempo di chiudere.